Uno. Eccoci qua, buonasera a tutti, Franco Capasso naturalmente di Club Economy TV. Stasera è una serata particolare perché ci troviamo a Top World Model a Villa Domi. È un posto incantevole che già conoscete per chi mi segue, è una villa del Settecento dove stasera ci sarà una grande sfilata di moda. Iniziamo con gli ospiti, abbiamo qui il professor Toro, automaticamente un luminare della medicina, dell'oculistica. Vuole dirci qualche cosa su ciò che fa, cosa ha realizzato? Beh, sicuramente è un piacere per me stasera essere qui, è un concorso di bellezza, quindi quale migliore occasione per un oculista guardare con gli occhi, con degli occhi sani, tanta bellezza, e scegliere la ragazza più bella e fare la scelta oculata migliore. Quindi sicuramente grazie agli organizzatori per l'invito, per questa grande possibilità stasera, e speriamo davvero che sia una serata piena di sorprese e di bellezza, eleganza. Lei è il presidente della giuria, sì. Quindi un compito abbastanza importante, molto capillare, molto particolare. Cosa dirai sui giuranti? Beh, sicuramente il criterio che guiderà stasera la scelta della ragazza più bella, quello della semplicità, perché la semplicità è la chiave per la bellezza autentica, l'eleganza autentica. Quindi sicuramente analizzeremo tutti i dettagli di queste ragazze, ma poi alla fine la ragazza che con la più semplice e più elegante sicuramente porterà a casa il titolo. Grazie. Professor Toro, presidente della giuria di World Top Model 2023. Grazie. A dopo. Eccoci qua, naturalmente continuiamo la rassegna dei nostri ospiti e componenti della giuria di stasera di Top World Model 2023. Abbiamo qui Francesco Floriano, nella persona e nella società. Allora, nella società sono un consulente finanziario, stasera sono tra i giurati, per dire, quindi si attendono un compito molto difficile, si aspettano quindi tutte un mio giudizio, proverò ad essere quanto più obiettivo possibile. Sicuramente il metro di valutazione non sarà la bellezza, sono tutte belle. La cosa che proverò a capire la scioltezza in cui queste ragazze affrontano la passerella, quindi chi riesce a sfilare dando anche un giudizio, dando anche un sorriso, per dire, quindi riuscire a fare un sorriso agli ospiti e ai giurati, penso che si può portare a casa un punto in più. So che sei anche qui in rappresentanza della dottoressa Pascarella. Sì, sono anche in rappresentanza della dottoressa Pina Pascarella, la presidente dell'associazione Donare Amore, perché questi sono momenti per noi, dove io sostengo molto l'associazione, sono quei momenti in cui promuoviamo la nostra associazione, che ha l'obiettivo di raccogliere fondi per i bambini del Benin. Grazie Francesco e alla prossima. Ciao, grazie, buonasera a tutti. Franco Capasso continua le sue interviste qui a Villa Doma per Top World Model 2023, un evento di Domenico Contessa e Nancy Danna, naturalmente un evento mondiale, il quale stasera ci saranno tante bellissime ragazze che sfileranno, e naturalmente le ragazze sono bellissime, ma noi come contropartita abbiamo delle giurate che sono all'altezza. Grazie. Abbiamo qui una logopedista. È vero. Nella persona della dottoressa Marinella Verde. Marinella Verde, allora è una prima esperienza? Sì. Cosa ci si prova a essere dall'altra parte? Molto emozionata, spero di essere insomma adeguata. È un ruolo molto importante. Certo. Perché certo. Significa giudicare tante particolarità delle ragazze che sfileranno, oltre alla bellezza fisica c'è stata già una commissione che ha già selezionato. Sarà molto difficile molto scegliere. Molto difficile, so che stasera usciranno voti bellissimi per persone meritate. Io dico sempre che è un gioco per le ragazze, perché questi concorsi sono uguali per tutti, non c'è una vincitrice e una perdente, sono solo dei partecipanti. Sì. Poi è una giuria che darà un voto in più, un voto in meno, non significa essere né al di sopra né al di sotto degli altri. Però può essere un buon trampolino. Però penso che se lei stasera gareggiava, automaticamente no. Un posto l'avremmo trovato. No, grazie.
Grazie, grazie. Dottoressa Verde, io la ringrazio. A lei. E buonasera. Un bocca al lupo a tutte. Grazie. Eh? Ok. Negli ospiti c'è anche Vincenzo Agliata. È un partecipante, è una persona che vive in questo ambiente, è molto esperto nel votare le ragazze e ci esprima la sua impressione su questa serata. Beh, una cornice così bella sul Golfo di Napoli, penso che sia spettacolare, dove dovremmo dare una connotazione particolare alla bellezza qui, e già con questo scenario cercheremo di trovare la bellezza di Partenope in una delle partecipanti, quindi classe, bellezza, c'è un simpatia, po' di tutto. E quindi cercheremo di cogliere non l'attimo fuggente, perché sennò l'attimo fuggente no. Siamo rovinati. Però cercheremo di essere ispirati dal Golfo di Napoli e a dare un voto significativo alla bellezza di queste ragazze. Che consiglio daresti ai giuranti? La bellezza è molto soggettiva, quindi ognuno la interpreta in una maniera, quindi far parlare il cuore. Enzo Agliata ai microfoni di Club Economy TV. Grazie. Tanti ospiti, è normale che non poteva mancare un giornalista di grido, un giornalista number one, Antonio Daddio. Grazie Franco, grazie. Allora, so che tu partecipi molto a questi eventi, sei una persona ormai personalizzata, specializzata in queste serate particolari napoletane, in un panorama meraviglioso come quello di Villa Longa. Sì, ed è bellissimo essere presenti in queste manifestazioni. Napoli finalmente sta ritornando un po' a fare moda, a fare spettacolo quasi ogni sera, e quindi in giro per la campagna ci saremo sempre. Quindi apprezzo queste bellissime manifestazioni dove c'è l'entusiasmo delle ragazze, la partecipazione dei giurati, ma la mania delle mamme, che è la cosa più pericolosa che possa esistere. Io sto venendo proprio dal backstage e ci sono tutte queste mamme agguerrite, perché devono vincere tutte. Ma giustamente da quando è nata Miss Italia, no? Dal concorso principale è sempre così, tutte queste mamme che vogliono che la propria figlia possa vincere, però stasera è veramente difficile. Io ho dato un po' un'occhiata, il livello sono è molto bellissimo, molto alto il livello. Ma sono anche molto alte però. E quindi vedi, è tutto quello, sono alte e il livello è alto. Il livello è alto. Quindi baderemo un po' non soltanto alla bellezza, ma all'eleganza, al portamento, al sorriso, al modo di porsi. Miss Top World 2023, naturalmente un concorso europeo al quale partecipano tante nazioni, e nello stesso tempo qui è rappresentata da Domenico Contessa e Nancy Danna. E allora, siamo contenti perché sono due persone che veramente sono qualificate. Nancy è anche, diciamo, coreografa e direttrice un po' artistica di tanti altri concorsi e manifestazioni. E anche quindi stiamo una professoressa di scuola di portamento. Di portamento, sì, e quindi stiamo in ottime mani. Grazie Antonio, sempre gentile, ai microfoni con Franco Capasso. Grazie alla a prossima. Te, alla prossima, grazie. Eccoci qua, continuano gli ospiti, naturalmente non poteva mancare un ospite musicale, un cantante, un sosia. Sosia di Renato Zero, interpretato nella persona di Gennaro Lombardi, in arte Renato Minozzero. Allora, essere qui stasera a Top World Model 2023, che cosa rappresenta per te? Sono sempre tappe importanti in cui uno ha la sua visibilità, ma soprattutto l'unione e l'insieme di tante belle persone. Quindi è un'opportunità anche di far vedere la propria professionalità, certo, e ciò che in realtà uno esterna, sì, verso, certo, un pubblico molto, molto alto, quindi è un evento del genere. Grazie e buona serata. Buona serata. Eccoci qua, l'ospite principale, colui che rappresenta la nostra Nancy Danna. Gaeta, spero di rappresentarla degnamente. Sì, io di questo momento ti vedo bionda, occhi azzurri. Occhi azzurri. Allora, siamo al Top World Model. Grazie. Facciamo un'intervista. 3, 2, 1. Eccoci qua con Franco Capasso, Villa Domi, World Top Model 2023. Abbiamo qui chi rappresenta naturalmente la nostra Nancy Danna, colei che è bionda,
alta, sì, magra, come tutti quanti chiedono, vogliamo essere così. Okay. Allora Gaetano, complimenti naturalmente, grazie, come ogni volta, tanta gente, quindi sarà una serata entusiasmante. Cosa vedremo stasera? In passerella sfileranno 35 ragazze, una più bella dell'altra, che posso anticipare di aver visto nelle prove. Molto belle le ho viste anch'io. Sono molto belle, ma soprattutto molto preparate dal punto di vista del portamento, quindi avremo una delle sfilate, un concorso molto pulito, molto tecnico, e meno male che non sono in giuria, perché potresti essere... No, ma sarà molto difficile. Il problema è l'oro, il problema è l'oro. Sì. E dopo chi ne ha, chi ne ha. O no? È un compito molto ingrato stasera. È ingrato e difficile, sì. Allora, dove siamo proiettati con questo Top World Model 2023? Siamo proiettati sicuramente alla finale nazionale, sperando che una delle nostre ragazze poi arrivi alla finale internazionale e ci dia tanta soddisfazione. Quindi un beneficio per la Campania, un'emozione unica. Sì, un'emozione unica, poi World Top Model non è un punto d'arrivo, ma è una partenza per un futuro trampolino. Sì, un trampolino di lancio nel mondo del lavoro, in quello che conta, non sicuramente quello regionale o cittadino. Godiamoci la serata, che è da Tagliati, Franco Capasso, buona visione. Buonasera. Buonasera a tutti, buonasera e benvenuti a Villa Domi. Grazie, grazie, possiamo anche sfumare la musica, grazie. Benvenuti in questa splendida dimora storica, Villa Domi, che domina il panorama della Napoli più bella, quindi sicuramente l'avrete apprezzato, avrete realizzato i vostri selfie, le vostre foto, mi raccomando taggate sempre il profilo Villa Domi, e vogliamo fare un grande applauso a chi ci ha dato l'ospitalità in questa splendida villa, Mimmo Contessa. Grazie Mimmo, grazie veramente. Aggiungiamo bellezza alla bellezza questa sera in questa prestigiosa tappa World Top Model, quindi una kermesse dedicata alla bellezza e alla moda, fonte di ispirazione per tante ragazze. Sono ben 31 questa sera, sono prontissime per farsi ammirare da tutti voi, ma soprattutto esaminare dai nostri giurati. Buonasera giuria! A voi un grande compito, le ragazze sono meravigliose, sono tutte veramente molto molto belle e molto in forma, questo va riconosciuto, quindi sarà complicato, questa sera ne avremo 31, ma dobbiamo sceglierne solo 15. Per ora le 15 finaliste che rappresenteranno la Campania al World Top Model nazionale, che si terrà dal 10 al 16 di settembre, in una bellissima location nel Salento, a Torre dell'Orso, l'Araba Fenice. Tra le ragazze selezionate in questa tappa qui a Villa Domi, ovviamente ci sarà la World Top Model Villa Domi, che sarà premiata successivamente alla selezione delle 15 finaliste. Dobbiamo salutare il patron dell'evento nazionale World Top Model, Fiore Tondi, che purtroppo per impegni non può essere qui fisicamente, ma è con noi con il cuore, e sarà proprio lui che dopo questa selezione, quindi quando saranno state scelte le 15 finaliste, riguarderà attentamente tutti i filmati, tutte le sfilate che si terranno questa sera, e ripescherà altre due finaliste, quindi nulla sarà perduto anche per le altre. Questa sera partiremo con le sfilate classiche, quindi il costume da bagno, l'abito da sera, poi ritireremo le schede della giuria e successivamente ci dedicheremo alle sfilate di moda, proprio per non influenzare i nostri giurati in base a quello che le ragazze successivamente indosseranno, proprio perché il concorso va tenuto sempre trasparente. Così come colei che ha reso possibile tutto questo questa sera fa sempre con grande professionalità. È Nancy Danna della Young Fashion Agency. Applauso pazzesco per lei, che è bravissima, è la signora dei concorsi. Dove c'è lei, tutto fila liscio, tutto va sempre bene,
e soprattutto tutti sono contenti perché le cose sono fatte bene. Questo ci tengo a sottolinearlo. Quindi la location Villa Domi è strepitosa, l'organizzazione è top, le ragazze sono magnifiche, quindi io non vedo l'ora a questo punto di farvele conoscere. E per cui passerei quasi quasi a presentarvele, sì, in costume da bagno, loro sono già pronte, ve le presento una per una, dando il numero, il nome di ognuna e l'età. Partiamo subito con la concorrente numero uno, Miriam Fusaro. I could go and just explore, sail the seven seas. Know that I'd find nothing more, come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. Miriam Fusaro ha 16 anni. The way I can win, if I win, I lose. But then if she wanders, she'll be wearing out my shoes. Good for me, keep me always guessing, call me unexpectedly, like the fire warm inside, blowing from within. Together now we could go far, together traveling. If I stay, she goes. Numero due, a 15 anni, Chiara Cioffi. But then if I go, she'll probably leave anyway. The way I can win, if I win, I lose. She wonders, she'll be wearing out my shoes. Si chiama Carmen Carbone e ha 18 anni. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. No way I can win. If I win, I lose. But then if she wanders, she'll be wearing out my shoes. Valutando la numero 4, Serena Rania, di 15 anni. It's not a case of needing more or wanting to be free. I could go and just. Costume rosso per la numero 5, Claudia Baiano, 16 anni. Come back on my knees. If I stay, she goes. If I go, she'll stay. But then if I go, she'll probably leave anyway. Sesta concorrente a 17 anni, Vittoria Lepre. Passerella per Martina Tortora, 18 anni.
diciottenne. Alessia Coscia, 16 anni. In passerella è Vanessa Ferraro, 16 anni. La numero 11 è Donatella Guadagno, soli 15 anni. È Francesca Ferrara, 17 anni. Ed il numero 13 per Tina Simonelli. Roberta Gentile, 19 anni. Ed ora la numero 15, Mariangela Esposito, 19 anni. Concorrente numero 16, Chiara Ferraro, solo 18 anni. The flowers bloom, just the thought of you and me in paradise. In blu, la numero 17, Rosaria Coco, 16 anni. E Giada Zevoli, 17 anni. Baby you and me.
18 anni, Arianna Oliva. Giada Canta, 17 anni. In passerella c'è Alessia Sarno, 16 anni. Numero 22, Sara Picardi, 18 anni. Di 22 anni. Concorrente numero 24, Lorena Uccello, 18 anni. Barbera di 16 anni. Fasiello, 19 anni. Numero 29,
18 anni. Numero 31, Rossella Crisci, 18 anni. Le ritroveremo nuovamente su questa passerella in abito da sera, così potremo anche valutarne il portamento con un look elegante per i nostri giurati. Intanto voglio salutare un team che ha reso ancora più belle le nostre ragazze, che già di loro chiaramente sono veramente molto molto carine, ma con quel tocco in più si raggiunge sempre una sofisticatezza, un glamour che in questo lavoro ci vuole proprio. E allora voglio ringraziare subito e chiamare accanto a me Luciano Carino per HM. Benvenuto Luciano, benvenuto a Villa Domi. Hai visto che bella location sontuosa che ti ha accolto questa sera? Buonasera. Buonasera a tutti, bentrovati, è una bellissima serata. E poi qui abbiamo Paola che è una garanzia. Grazie. Però volevo con me un attimo. Prego, prego. Il tuo team, eccolo qui, loro hanno lavorato tutto il pomeriggio con le nostre ragazze, quindi si sono destreggiate tra trucco, acconciature, e poi chiaramente devono essere molto naturali in un contesto come questo per World Top Model. Considerando anche l'età delle ragazze, no? Bisogna rispettare anche quello, soprattutto nella bellezza. Noi abbiamo qui le nostre collaboratrici che stanno facendo un percorso molto importante del truccatore dello spettacolo. Come ben sai, noi ci occupiamo di cinema, televisione, siamo fornitori ufficiali di Rai di Roma, facciamo tanto cinema, Gomorra e tante tante altre cose. Loro stanno facendo un percorso bellissimo, messo a disposizione appunto dalla Regione Campania, proprio per individuare delle nuove figure professionali che è il truccatore dello spettacolo. Ecco, quindi brave ragazze, complimenti a voi, ma soprattutto al nostro Luciano Carino che mette a disposizione la sua grandissima professionalità all'interno della sua Academy, in cui chiaramente ci sono questi corsi, questi seminari, anche stage, insomma, per intraprendere questa bellissima professione del truccatore dello spettacolo e non solo. No, noi abbiamo a 360 gradi qualsiasi tipo di corso, dall'extension ciglia, tutto quello che... No, le unghie no, le unghie non fa parte del percorso paradossalmente, che è quello che è del volto, chiaramente. No, le unghie è un lavoro, a parte lo lasciamo fare ai professionisti del settore. Bisogna essere convinti che ogni professione ci deve essere una figura apposta, no? Non bisogna fare tutto. Bisogna essere specializzati, come è il team HM di Luciano Carino, che provvede chiaramente a quello che riguarda il make-up del viso, quindi anche estensione ciglia e tutto quello che riguarda il trucco da giorno, da sera e nello spettacolo. Assolutamente sì, effetti speciali, perché poi facendo cinema facciamo anche tante cose che riguardano... Di ferite, insomma, morti, tutto. Infatti la settimana scorsa abbiamo fatto la settimana del Festival del Cinema Internazionale di Vico Equense e le ragazze si sono destreggiate una giornata proprio a realizzare ferite, colpe d'arma da fuoco, di tutto, sembravano degli zombie. È stato molto divertente perché poi è un paese intero che è venuto lì per farsi preparare ed è stato un flash mob, se vogliamo, no? Sul trucco
proprio forte, pieno di sangue. Si sono divertite, anche io mi sono divertito. Meno male, sono divertite perché era tutto sangue finto. Dove si trova la tua accademia? Diamo anche dei riferimenti social. La mia accademia si trova a Roma, ai Parioli, e da marzo siamo anche qui presenti a Napoli presso la Selform ad Aversa, dove teniamo appunto questi corsi del truccatore dello spettacolo. Per quello che riguarda i social, Luciano Carino, HM TV Cinema Moda Academy, li trovate molto facilmente. Grazie Luciano. Grazie Paola, grazie a tutti e buona serata. Grazie a tutto il team che ha lavorato questa sera. Complimenti, siete state bravissime. Brave, brave, brave. E mentre le nostre ragazze si cambiano, io ne approfitto per salutare coloro che questa sera stanno effettivamente lavorando duramente, i nostri giurati. Allora, gentilmente gradirei un cenno di mano, perché io ho i fari negli occhi, quindi non vi vedo bene, ma mi fa piacere salutarvi. Il presidente di giuria, il professor dottor Mario Toro, docente universitario Federico II. Buonasera, grazie. La dottoressa Pina Pascarella, presidente dell'associazione Donare Amore. Ciao Pina, benvenuta. La dottoressa Marinella Verde, logopedista. Marinella, che piacere ritrovarti, ciao. Bellissima come sempre. Il dottor Antonio Daddio, giornalista, vice direttore dello Strillo. Ciao Antonio. Complimenti allo Strillo, quindi porterà questo evento sul tuo giornale, sì? Perfetto, quindi aspettiamo poi la fuoriuscita. Attilio 40, fotografo di moda, quindi proprio un esperto del settore, perché qui parliamo di world top model, quindi vanno valutate da un professionista. Dottor Franco Floriano, manager Banca Mediolanum, buonasera e benvenuto. Il dottor Vincenzo Aiata, imprenditore, buonasera Vincenzino. Che piacere, che bella rimpatriata ai nostri amici. Emanuele Cinicola, imprenditore, patron della pagina Viva gli anni 90. Benvenuto Emanuele, la tua pagina spopola su tutti i social, complimenti, è sempre molto piacevole ammirare tutto quello che posti. E Claudio Cottone, collaboratore, pagina Viva gli anni 90. Grazie, grazie anche a Claudio. Manca Mimmo Contessa, come mai? Non si è seduto in giuria? Sta in giro Mimmo, ha preferito governare la sua villa, ma dopo mi raccomando tra le 15 che poi saranno prescelte, indosseranno il costume bianco in finale, sceglieremo poi la World Top Model Villa Dome, quindi daremo un valore aggiunto ad una ragazza in rappresentanza di questa bellissima location che ci ospita. E torniamo indietro, questa volta parliamo di spettacolo, con una giovane cantante, Simona Mitilini. Benvenuta Simona, buonasera a te, benvenuta a Villa Domi, a World Top Model. Salve, buonasera a tutti. È la prima volta che vieni qui in Villa Domi? Diciamo di sì, diciamo di no, però è la prima volta che faccio un evento del genere qui a Villa Domi e sono tanto contenta di essere qui. Ringrazio tutti per avermi ospitato, grazie. Ecco, questo sarà il tuo microfono, tu ci presenti due brani, ci dici il titolo del primo e poi del secondo? Ok, allora il primo titolo è un mio inedito che si chiama Libera, e mentre invece il secondo è una canzone amatissima che amo portare sempre in giro, che è Shallow di Lady Gaga. Quindi un'italiana e una straniera. Grazie Simona Mitilini. È così che te ne vai, è così che sparirai. Lo sai, ci vuole molto di più per riuscire a buttarmi giù. Mi scrivi e come stai? Ti credi furbo, lo sai. Non basta mica voltarmi le spalle, non basta mica andartene. Ma quanta gente che ho incontrato come te, ma quanta gente che mi ha illuso come te, che dice ti amo, sei mio e sono tuo. Ma alla fine dove sei? Io voglio una vita senza regole, voglio una vita senza ostacoli, magari andare nel paese.
applauso a questa villa meravigliosa. Grazie Simona, grazie mille. Ci ritroviamo dopo, mi sembra, vero? Sì. Grazie, allora sì, questo microfono puoi darlo a me? Perfetto, a dopo, ci ritroviamo con Simona. Intanto riprendiamo con le nostre bellissime ragazze che nel frattempo si sono cambiate e quindi si propongono in tutto il loro splendore in abito da sera e saranno quindi valutate anche per il portamento. Ve le presenterò sempre una per una, questa volta ometterò l'età, tanto ormai l'abbiamo già individuate, quindi vi ricorderò solo numero e nome per dare una mano alla giuria. Partiamo subito con la concorrente numero 1, Miriam Fusaro. Nothing fair, can't even speak about it. All my life, all my
Donatella Guadagno.
vince Francesca Ferrara. Numero 13 e numero 14 Roberta Gentile. Esposito. C'è Giada Zevoli.
2022, Sara Picardi in passerella. Seeing things, seeing things.
Ci sarà la moda in passerella, ma come vi dicevo, grazie amici, come vi dicevo, la moda non influenzerà i voti della giuria e quindi Rosa Giulia Iata, prego, ritira pure le schede dei giurati, così riprendiamo con il nostro spettacolo, ritiriamo tutte le schede, realizziamo i conti per estrapolare le 15 finaliste che dal 10 al 16 saranno a Torre dell'Orso nel Salento all'Araba Fenice a rappresentare World Top Model Campania. Tra queste 15 eleggeremo la World Top Model Villa Domi che sarà premiata dal patron di questa prestigiosa villa che ci ospita, Domenico Contessa. Ecco qui, quindi stiamo ritirando tutto, così potremo ricevere il verdetto e nel frattempo ci godiamo un altro po' di spettacolo, quindi torna Simona Mitilini, la nostra cantante Simona Mitilini, il microfono è qui, facciamo tutto da soli, ormai siamo diventati bravissimi. Titoli di questi due brani, Simona? Allora, il primo inedito che vi farò sentire, il secondo in realtà, è Per te, e invece l'altro è Mente e cuore, però la versione di Valentina Stella che io adoro. Simona Mitilini. Bisogno di te. So che sono
guadagna quando fritto un guadagna a cira libertà. Questa guerra mente e cuore, quanto tempo durerà? Io l'ho persa e forse tu l'hai vinta già. Sì, stanotte mi metto paura, chiudo gli occhi e mi metto a aspettare, e mi addormo su nanna, su nanna che sai ca. E hai ragione che sono una scema, ma quell'altra che tenga per te, tu sei sempre tu e nessuno è meglio di te. Te lo giuro su chi sai che cambierei, con il tuo perdono io ce la farei. Io non so più cancellarti, nei miei occhi ci sei tu e nei miei domani ancora sempre tu. Sì, stanotte mi metto paura, chiudo l'occhio e mi metto a aspettare, e mi addormo su nanna, su nanna che sai che hai ragione che sono una scema, ma quell'altra che tenga per te, si sembra tu e nessuno è meglio di te. E hai ragione che sono una scema, ma quell'altra che tenga per te, tu si sembra tu e nessuno è meglio di te. Meglio di te. Grazie mille. Grazie, Simona Mitilini, grazie mille. Grazie di averci allietato con la tua bella voce. E in bocca al lupo e buona fortuna per le tue cose. Ciao. Grazie. Le ragazze sono pronte per un primo défilé dedicato alla moda degli occhiali, quindi gli occhiali sia da vista, sia da vezzo, sia da sole, ormai sono un elemento presente in tutti i nostri guardaroba, diciamo così, perché li abbiniamo a tutto, per cui è diventato un grande accessorio moda già da tantissimi anni. E la sfilata di questa sera ce la presenta Jackie O, un'azienda leader per la produzione di lenti oftalmiche, nata dall'idea di Giovanni Miranda, titolare di Promo Lens Marketing e Modellistica. Sono eseguiti con passione da Giovanni Miranda e Ivana Tagliaferri. La sede è in Milano, a via San Francesco d'Assisi, numero 44. Gli occhiali di Jackie O. They say it's all down, not right now. Then you make a mean walk away. Let it be, no. Touch it, tease me, telling me no. But this time I need to feel you. Thank you.
Con l'Accademia SP Moda e Design di Bassolino, una scuola che opera nel settore da 40 anni
si occupa della formazione e dell'inserimento dei giovani in questo straordinario mondo della moda, adottando sistemi e tecniche sempre all'avanguardia, quindi sempre attenti a tutte quelle che sono le novità. I corsi che si tengono all'interno della scuola sono design di moda, stilista, modellista, confezioni, alta sartoria. Si avvale di un team di esperti del fashion system che insegnano chiaramente ad operare nel settore moda e abbigliamento, appunto con le tecniche più specializzate. L'attività si svolge a Casoria e i corsi sono riconosciuti a livello nazionale ed europeo. Questa sera ci presentano una capsule, una collezione realizzata dagli allievi e dai docenti su ispirazione degli anni 90, quindi con tutte le tematiche degli anni 90, con delle musiche che spaziano dai Maneskin gruppo pop rock, quindi salvaguardia dell'ambiente, pace nel mondo, insomma c'è un po' di tutto in questa collezione dedicata proprio agli anni 90 della SPM Bassolino Moda. And it's driving me.
In via Volturno al numero 32. E continuiamo con la nostra sfilata di moda con un accessorio meraviglioso che accompagna la donna di tutti i tempi, il foulard. E questi foulard che stiamo per vedere in passerella sono veramente molto molto belli e si prestano a tante interpretazioni, insomma sono davvero tanti tutorial che trovate sul web, quindi il foulard non deve mai mancare nel vostro guardaroba perché assume veramente mille posizioni ed arricchisce il look con quel tocco in più. Quelli di questa sera ce li presenta Antonio Petrone. Luxury è il brand che sfilerà tra poco in passerella e presenta la linea di foulard estate 2023. Allora, vediamo qua. Il foulard per lei, mentre per lui ci sono delle bellissime cravatte. Thank you.
collezione cravatte e foulard di Antonio Petrone. Applauso per questo brand bellissimo, queste creazioni veramente particolari e belle. E abbiamo ancora un momento di spettacolo e poi la premiazione, e questo momento di spettacolo sarà molto particolare, ci porterà insomma nella buona musica italiana un artista che è un performer pazzesco, è il nostro Renato Rino Zero. Ecco, Renato Rino Zero. Buonasera a tutti. A me non piace usare il termine sosia, tu sei un performer, un grande interprete di un artista che tu ami da morire. Certo. Che è Renato Zero. Per me è libertà, è sinonimo di libertà Renato, quindi ho subito preso il suo pensiero e me lo sono fatto mio. Ecco, ma quanto è stato anticipatore dei tempi Renato Zero? Ma Renato ha anticipato, penso, 50 anni di vita, però adesso dopo 50 anni ha fatto vedere come si può tornare indietro nel tempo, quindi lui è un poeta. È sempre attuale. Sì. Che cosa ci presenti questa sera? Beh, io cosa posso presentare? Le icone del maestro, quindi voglio precisare, ecco, che non sono imitatore, io sono un semplice interprete di Renato, quindi vorrei interpretare due icone di Renato. Una è quella Cercami, che ho avuto il piacere ultimamente in un suo spettacolo ad Eboli, ho avuto il piacere che lui è sceso dal palcoscenico, mi ha fatto cantare insieme a lui. Mamma mia. Ho perso 10 kg, ecco, mi sono sciolto. Sei riuscito a riprendere questo? Sì. Ecco, l'hai postato sui tuoi social? Sì. Ecco. È pieno. Quali sono i tuoi social? Li vogliamo ricordare? In Facebook. Renato Rino Zero? Sì, Renato Rino Zero. Facebook, TikTok adesso purtroppo è diventato, dico purtroppo tra virgolette, perché è diventato, dobbiamo per forza, però non lo amiamo tanto, ma dobbiamo per forza, esatto. Ci dobbiamo essere. Sono, e poi Instagram. Instagram, va bene. Allora, quindi partiamo con Cercami e poi? E poi quelli che sono e resteranno per sempre i nostri migliori anni della nostra vita. E allora cantiamo con Renato Rino Zero. Cercami come, quando e dove vuoi, cercami, è più facile che mai, cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami, con la volontà e l'impegno, reinventami. Allora cercami di più, tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so, il pagliaccio di sempre, anche quello era amore, però questa vita ci ha puniti già, troppe quelle verità che ci son rimaste dentro. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai ti aspetti. Io mi berrò l'insicurezza che mi dai, l'anima mia farò tacere pure lei. Se mai vivrò di questa clandestinità, per sempre. Fidati,
anni miei, fidati, e sorprese non ne avrai. Sono quello che vedi, io pretese non ho. Se davvero mi credi, di cercarmi non smettere no. Questa vita ci ha puniti già, l'insoddisfazione qua ci ha raggiunti facilmente, così poco abili anche noi a non dubitare mai di una libertà indecente. Io sono qui, ti servirò, ti basterò, non resterò una riserva, questo no. Dopo di te, quale altra alternativa può salvarci? Io resto qui, mettendo a rischio i giorni miei, scomodo sì, perché non so tacere mai. Adesso sai, senza un movente non vivrei. Grazie. Ho chiesto a Renato, Renato, ma qual è la più bella canzone che ti hai fatto? Sapete che mi ha risposto? Ancora devo scrivere. E dico allora, i migliori anni della nostra vita quali sono? Ha detto quelli che verranno. Tutto per voi, voglio ringraziare Nancy, voglio ringraziare tutti voi per avermi supportato, ma soprattutto sopportato. Grazie. Un applauso ai nostri maestri là. Sia come una pesca miracolosa, e che bello pescare sospesi su di una soffice nuvola rosa. Io come un gentiluomo e tu come una sposa, mentre fuori dalla finestra s'alza in volo soltanto la polvere, c'è aria di tempesta. Sarà che noi due siamo di un altro lontanissimo pianeta, ma il mondo da qui sembra soltanto una botola segreta. Tutti vogliono tutto per poi accorgersi che niente. Noi non faremo come l'altra gente, questi sono e resteranno per sempre. I migliori anni della nostra vita
penso che è stupendo restare al buio abbracciati e muti, come pugili dopo un incontro, come gli ultimi sopravvissuti. Forse un giorno scopriremo che non ci siamo mai perduti e che tutta quella tristezza in realtà non è mai esistita. Tutti insieme, forza! Nostra vita la nostra vita stringimi forte che nessuna notte è infinita, i migliori anni della proseguimento, in bocca al lupo a tutte le bambole che abbiamo visto sfilare. Buon proseguimento, grazie a tutti. Grazie Renato Rino Zero, sempre bravissimo e ci fa emozionare. Grazie veramente. Prossimi appuntamenti, visto questa sera sì, Villa allora, Domi ti ha dato una cornice fantastica, fantastica, è vero, con tutti gli operatori che ti riprendevano dall'altra parte, insomma, è stato allora domani ahimè, domani saremo sul Gargano, quindi siamo a Vieste, siamo un po' lontanucci. Poi invece sabato saremo a Aiuto a Palma Campania, io poi dimentico le località, e poi domenica siamo a Castelvolturno in uno stadio, un campetto di calcio dove hanno addobbato per fare queste serate di cover. Renato Rino Zero, buona serata, grazie. Grazie Renato. Il momento è topico, chiamiamo tutte le ragazze che ci raggiungono qui sul nostro palco, la nostra mezzaluna di Villa Domi. Tra loro ci sono le finaliste al concorso World Top Model. Ne sceglieremo questa sera 16, non più 15, perché abbiamo avuto un ex aequo e per serietà quindi premieremo anche la 16esima ragazza. Tra le 16 sapremo chi è World Top Model Villa Domi, che sarà premiata dal patron Domenico Contessa. Un po' di musica, amici, per accompagnare, ecco qua. Siamo addirittura d'arrivo, è stata una serata bellissima, ci restano ancora un po' di energie, usiamole con le mani! Centro. Tra loro le 16 finaliste
Ma attenzione, anche due saranno riprese da Fiore Tondi, patron della manifestazione, per partecipare comunque alle finali nazionali a Torre dell'Orso dal 10 al 16 di settembre. Quindi saranno ripescate e avranno pari diritti rispetto alle altre che sono state selezionate questa sera. Quindi c'è sempre speranza, amiche care, non disperate ed applaudite pure per le vostre compagne che tra poco faranno un passo avanti. Per accrescere un po' l'emozione, la suspense, io ne approfitto quasi quasi, voglio ringraziare gli sponsor della serata. HM di Luciano Carino, Make Up Academy, facciamo un applauso, hanno curato trucco e acconciature delle ragazze. Jackie O Eyewear di Promo Lens, l'Accademia SP Moda e Design di Bassolino, Antonio Petrone Luxury, foulard e cravatte, Villa Domi, ovviamente la bellissima Villa Domi che ci ospita questa sera, e poi chiaramente coloro che ci stanno fotografando, riprendendo, gli amici di sempre, Dino Piacenti, Alfredo Mariani, Umberto Raia con un team di fotografi pazzesco, Pasquale Capasso, Franco Capasso e tanti altri. Quindi questo evento vivrà a lungo sui social, mi raccomando condividetelo e diffondetelo e taggate sempre tutti, quindi gli sponsor, Villa Domi, la Young Fashion Agency di Nancy Dunn e ovviamente World Top Model. Io qui ho avuto il responso della giuria. Togliamo la musica, momento topico, non sbirciate, avete scritto piccolo, ma voi siete giovani e ci vedete bene. Mancano solo tre. Mayara Dos Santos! Adesso sono due. Meno male che sono 16 e non 15, abbiamo dato una chance in più. Lo so, è un ex aequo, l'ho detto, sì. Per fare le cose fatte bene. Sono usciti due numeri e quindi è giusto così. Rebecca Tulino! Manca una sola, che dispiacere, però non demordete perché Fiore Tondi ne prenderà altre due, quindi non vi preoccupate, potrebbe non essere finito per voi il viaggio questa sera, ma ricevere comunque l'invito per Torre dell'Orso all'Araba Fenice nel Salento dal 10 al 16 di settembre. Rossella Crisci! Che ansia, mamma mia, che ansia! Per voi ragazze non vi preoccupate, perché Fiore Tondi sceglierà ancora due ragazze, quindi tranquille, c'è ancora una bella speranza per voi. Nel frattempo le ragazze si vanno a cambiare per indossare il costume bianco e noi facciamo un bel applauso alle nostre partecipanti di questa sera. Fate pure il giro, ecco qui si sale e si fa, ecco no, stringetevi un po', ecco qui sono loro, tra le quali Fiore Tondi, patron di World Top Model in Italia, sceglierà ancora due finaliste, quindi i nostri fotografi le stanno ulteriormente riprendendo sia con la fotocamera che con la videocamera, quindi abbiamo del materiale che sarà mostrato per poter ripescare ancora due bellissime ragazze. Facciamo un applauso a queste belle ragazze che questa sera si sono messe in gioco. Sappiamo bene che insomma su 31 ne dovevamo scegliere solo 15, sono state addirittura 16 per un ex aequo di punti ed eccole qua. Sono alle mie spalle, ne manca una. Chiamiamo Domenico Contessa, patron di Villa Domi, questa splendida dimora storica del 1700 che ci ha ospitati, che ha fatto da cornice bellezza su bellezza
alle nostre ragazze di World Top Model 2023. Domenico Contessa, raggiungici pure, perché stiamo per proclamare la World Top Model Villa Domi. Eccolo qua, Domenico, fai un salto, va? è troppo, non si può. Rosa Giulia Iata ci ha portato la coroncina, ci ha portato la fascia. Intanto ne approfitto per ringraziare tutti i nostri giurati, sono stati veramente attenti, bravi, hanno votato benissimo, tutti voi del pubblico. Vieni Domenico, Domenico Contessa, Domenico parliamo adesso, che ne pensi? È andato tutto bene? La tua struttura fa sempre da cornice straordinaria negli eventi più belli, da quel tocco in più. Sì, me lo dovrebbero dire, diciamo... No, te lo sto dicendo io. Anche gli ospiti però, e tu sei di parte. Sono di parte perché ci sono spesso qui in Villa Domi, devo dire mi sento a casa, si mangia benissimo, si sta veramente bene, trattati bene, il personale è molto attento e poi la struttura è veramente fantastica. Questa sera dopo c'è un buffet, quindi avrete modo di provare qualcosa questa sera, quindi per rifocillarci un pochettino. E soprattutto adesso eleggiamo la World Top Model Villa Domi. Tu sarai presente alle finali? Così pare. Quindi dal 10 al 16 accompagnerai la tua miss? Forse. Da che dipende? Dagli impegni. È giusto, dagli impegni, perché giustamente Villa Domi lavora tantissimo, quindi se pensate di organizzare un evento qui, mi raccomando, appena vi balena l'idea, chiamate immediatamente in villa e bloccate la vostra data, così sarà tutta vostra. Allora, Domenico, vogliamo fare dei ringraziamenti? Vieni Nancy. Allora, la prima cosa voglio ringraziare tutte le ragazze, tutti i genitori, ci devono credere. Non finisce qua. Quando io faccio un evento è perché oltre il concorso. Grazie a Mimmo, è stata una serata, spero che vi è piaciuta e grazie. Grazie sempre a te per aver convogliato tanto bellezza qui. Vediamo. Lo vuol dire tu? E lei la tua miss? Rebella. No, qual è? Sì. Rebecca Tulino. Rebecca Tulino, eccola qui. Prendi pure la fascia, inserisci il braccio sinistro della ragazza, bravo, la testa. Perfetto. Ed ora la corona. Facciamo un bel applauso per Rebecca Tulino. È la World Top Model Villa Domi 2023. Facciamo le foto. Venite al centro. Ecco qua, sei contenta? Sì, contentissima. Quanti anni hai? 16. Di dove sei? Castellammare di Stabia. Benissimo. Eri già stata a Villa Domi? Sì. Quando? Altre cose? Altri eventi? Altri eventi. Quindi già sei tornata volentieri? Sì, bellissimo. Con chi sei? Con mamma e il mio fidanzato. Oh, dove sono mamma e fidanzato? Complimenti a lei per la genitrice che è stata e a lui perché ha scelto proprio bene. Brava. Grazie. Conosciamola un po', che fai nella vita? Studio, vado a Sorrento, faccio l'artistico, arti figurative. E vabbè, nel tempo libero solitamente faccio sport oppure vabbè, esco. Esce con gli amici. Grazie Gaetano. Grazie a voi, grazie a te Paola e soprattutto grazie a Mimmo che ci ha ospitato, abbiamo fatto un bel lavoro, duro, il lavoro più duro l'ha fatto la giuria perché veramente era difficile scegliere tra tante bellezze, grazie a tutti. È vero, io questa sera guardando le ragazze pensavo devo scegliere la mia preferita, non l'ho scelta, le preferivo tutte, veramente erano tutte molto 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 troppo difficile. Tutte molto belle, sarà difficile anche per Fiore Tondi scegliere le altre due, secondo me. Se io credo che ne sceglierà di più di due, ne sono certa, sì. Ecco, facciamo le foto, sorriso. Sì, poi dopo facciamo la foto. Adesso apriamo così.